Prego. In questo quadro, che è proprio, chiedo scusa Franco, è troppo sommario, però c'è una specificità del Partito Comunista Italiano, che si vedrà, si intravederà già nella resistenza al fascismo e poi nella resistenza, ma compiutamente nell'Italia del secondo dopoguerra. Le ragioni di questa diversità sono molteplici e io penso che incida in questo anche la cultura storica e originale del paese, proprio dell'Italia, la storia politica dell'Italia. E conta anche l'esperienza che precede la nascita del Partito Comunista, che vede una confluenza di diverse tendenze. Ho ben presente il rispetto grandissimo che Gramsci ha per Bordiga, ma non si può dire che l'ordinatismo sia assimilabile al bordighismo, ed altro ancora. Ma in particolare il partito nuovo di Togliatti, scusatemi questo sociologismo di Bassarella, collega la costruzione di un popolo, il popolo che possiamo leggere benissimo dai film di Don Camillo e Peppone, fino alla ballata di Giorgio Gaber, qualcuno era comunista, possiamo buttarci dentro tutta la logica che anche noi conosciamo, cioè quella straordinaria costruzione di popolo che faceva perdonare al PC anche le non condivisioni delle scelte del suo gruppo dirigente, quella straordinaria storia di popolo era connessa a un'altra storia, la storia dei gruppi di ricerca, che come sappiamo va analizzata anche specificatamente. Bene, io credo che non esista nessun partito comunista in Europa in cui il gruppo dirigente sia in larga parte costituito dai eredi della borghesia intellettuale, della borghesia intellettuale, con una presenza, lo dico lì, di operai persino esigua. E questa classe dirigente di estrazione borghese intellettuale, molto coltivata da Togliatti, è formata non solo dalla storia dei marxismi, delle ortodossie e delle eresie dei marxismi, ma anche dalla contaminazione con l'idealismo italiano, con Benedetto Croce e persino con l'attualismo. Cioè questo impianto che per esempio tende a ricavare della lezione gramsciana